partito il progetto BC4Z, Buon Cittadino a Quattro Zampe. Vediamo di che cosa si tratta. Buon Cittadino a Quattro Zampe, in sigla BC4Z, il primo corso al via Fagnanolona. Si tratta di un progetto speciale per un amico speciale, come recita la locandina. Il corso è stato presentato sabato scorso all'interno di un convegno didattico e istruttivo che sensibilizza elevandolo il livello di educazione della comunità. Un progetto culturale dunque promosso dall'OXEN, Centro Sportivo ed Educativo Nazionale del settore cinofilia, insieme a CONI e Lega Nazionale per la Difesa del Cane, col patrocinio del Ministero della Salute e del Lavoro. 10 gli incontri in programma, tra cui alcuni di pratica con il cane, che si svolgeranno al podere di Binse di via Balzarine a Fagnanolona. Ecco gli obiettivi. Gli obiettivi principali che si propone di raggiungere il BC4Z sono innanzitutto la riduzione degli incidenti, delle situazioni di difficile controllo, la responsabilizzazione dei proprietari di cani verso gli obblighi di legge, quindi come per esempio l'iscrizione all'anagrafe canina, la raccolta delle deiezioni sul suolo pubblico, proprio per evitare gli scontri fra i proprietari di cani e quelli che non sono possessori di cani, la riduzione dei conflitti appunto tra i cittadini e l'aumento della soddisfazione della cittadinanza grazie all'iniziativa promossa dal comune e anche chiaramente una maggiore responsabilizzazione nei confronti del randagismo, della legge antirandagismo, perché chiaramente meglio si sta col cane, il cane più è civile e meno ci sono problemi di abbandoni e quindi di riempimento dei canili, che sono un grosso problema per la nostra società. Il progetto prevede 10 incontri. Come sono suddivisi? Ognuno avrà una tipicità. Allora, questi 10 incontri vengono suddivisi tra incontri con medici veterinari comportamentalisti, che spiegheranno appunto la fase veterinaria del progetto, con dei legali che invece si occuperanno della parte appunto penale, civile, della responsabilità dei proprietari di cani. E poi ci sono degli incontri pratici che verranno tenuti appunto in un campo, in questo caso nel caso del comune di Fagnanolona il campo scelto è stato il podere di Binse, dove si terranno questi corsi tenuti da esperti tecnici a livello nazionale riconosciuti XEN. Progetto che fa onore anche al comune. Sì, è un progetto che è stato organizzato da queste associazioni insieme alla collaborazione del Podere di Binse, grazie proprio anche all'opera instancabile della signora Rosanna, Macchi Rosanna, che è titolare di questo podere. Ecco, si vuole con questo progetto educare il cittadino che ha, diciamo, che ha il cane come compagno. Educare, diciamo, a un migliore, diciamo, rapporto con il territorio, con l'ambiente e con le altre persone. Sono una decina di lezioni, è un progetto interessantissimo, io ho partecipato alla presentazione di questo progetto, mi sembra veramente bello e anche educativo, diciamo, per chi ha questo compagno e che vuole vivere, diciamo, in una relazione molto bella con la cittadinanza e con il territorio.